Levo da parte della Presidente della Camera omissioni su atteggiamenti nei confronti della difesa dei parlamentari. Penso che invece sia incredibile l'aggressione che la magistratura ogni giorno riceve in questo Paese. E penso, signor Presidente, che noi dobbiamo procedere con dignità nei nostri lavori senza utilizzare strumentalmente fatti gravi su cui pur le indagini, le forze di polizia, le prefetture devono fare le loro attività di prevenzione e successivamente di repressione di chi reati ha commessi. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Di Battista. Grazie Presidente. I colleghi del PDL richiamano al regolamento, noi in quest'Aula richiamiamo alla Costituzione, imparate a rispettare le sentenze e la magistratura. E ai cari colleghi del PD con i quali siamo d'accordo, ricordiamo che a delle forze che contrastano e attaccano così la magistratura, voi avete dato fiducia e voi ci governate assieme. Grazie, grazie. Ha chiesto la parola la deputata Di Salvo. Grazie Presidente. Presidente, lei sa, come sanno tutti i colleghi, che di fronte a fatti come quelli avvenuti a Genova sarebbe naturale che un parlamentare, una parlamentare chiedesse al Ministro degli Interni di riferire. Sarebbe giusto così, no? Sarebbe giusto che si chiedesse al Ministro degli Interni, al Ministro Alfano, di riferire sui fatti di Brescia. Questa è la procedura che sarebbe seguita naturalmente, se non fosse che questa procedura oggi apparirebbe paradossale per la situazione che a Brescia si era venuta a creare. Ma detto ciò, naturalmente io voglio dire due cose. La prima, lo dico perché ho avuto uno scambio di opinioni per interposta.